Buon pomeriggio, ben ritrovati. Il tema dell'incontro di oggi è la duttilità negli edifici in cemento armato, partendo dal concetto di duttilità declinato nei riguardi del materiale fino ad arrivare alla struttura. Evidentemente, per gli edifici esistenti in cemento armato, ma anche guardando quelle che sono le prescrizioni normative relative agli edifici di nuova, concezione. Come sempre, come abitudine nei nostri incontri, un breve resoconto di quelle che sono le tematiche che tratteremo oggi insieme. Parleremo del concetto di utilità nel campo strutturale, per poi declinarlo, come dicevo, a partire dal materiale per arrivare alla sezione, all'elemento, fino alla duttilità a livello strutturale. Faremo chiaramente dei continui riferimenti a quelle che sono le indicazioni normative, con particolare attenzione all'NTC 2018 per tutto ciò che riguarda gli aspetti di dimensionamento e di verifica nei riguardi del tema della duttilità, e con un occhio sempre attento a quelle che sono invece le prestazioni degli edifici esistenti e quali possano essere le soluzioni, le tecniche oggi esistenti e come progettarle e implementarle per impattare sulla duttilità e quindi per incrementare la capacità degli edifici esistenti di sostenere azioni sismiche. Bene, cominciamo con il concetto di duttilità e mi piace sempre quando parliamo di duttilità riprendere in prestito una slide che abbiamo tante volte mostrato nell'ambito di una campagna di mitigazione del rischio legata alla comunicazione, una campagna che si è sviluppata in questi anni, che è la campagna Terremoto io non rischio, che poi è diventata negli ultimi anni io non rischio, sviluppata e promossa dalla Protezione Civile insieme all'NGV, all'ANPAS e anche all'ELUISS. E bene, in questa campagna, che era rivolta ad un'ampia platea, quindi anche di non tecnici, utilizzavamo questa slide per parlare di utilità, cioè richiamando un concetto molto semplice, mi piego ma non mi spezzo, ovvero per dare immediatamente contezza anche ai non tecnici, non è il nostro caso, ma così per introdurre il concetto, di che cosa si intendesse per duttilità. Bene, si intende per duttilità quella capacità di sostenere delle azioni e quindi, nel caso specifico nostro, un'azione dovuta al sisma e quindi quella capacità di essere soggetta a un input energetico, a dissipare dell'energia senza collassare. Quindi, banalmente, qui il disegnino di una palma che è soggetta a delle spinte laterali, delle forze laterali, inizialmente si inclina, poi si inflette notevolmente senza mai spezzarsi. Viceversa, qui un elemento fragile caratterizzato da una curva rossa su un diagramma forza-spostamento in cui si ha un legame elastico tra la forza applicata e lo spostamento che porta poi a una rottura fragile e immediata, mentre qui la palma che si piega notevolmente, si inflette e quindi riesce a parità di resistenza però a evitare il collasso. E quindi questo concetto molto semplice, molto noto a noi tecnici, è quello che si riporta in maniera chiara anche in tutte quelle che sono le prescrizioni normative per la progettazione di edifici nuovi e che evidentemente diventa poi un requisito da voler dare, che tendiamo a dare alle strutture esistenti allorquando si voglia incrementare la capacità sismica di quest'ultima. Sappiamo bene che oggi noi non progettiamo in campo elastico le strutture, quindi se ci mettiamo in un diagramma forza-spostamento, noi progettiamo i nostri sistemi non per essere elastici fino a rottura, bensì accettiamo, e la norma accetta, che le strutture entrino in campo plastico, ovvero che la soglia resistente sia più bassa, ma che questa riduzione di resistenza sia controbilanciata da una capacità di dissipare energia, ovvero di avere una capacità di spostamento anche a forza costante. E la normativa ci impone nel progetto delle nuove strutture che quanto più bassa è la soglia resistente, tanto più grande deve essere la soglia di spostamento, ovvero tanto più grande deve essere il rapporto tra lo spostamento che porta alla crisi e lo spostamento alla soglia del campo elastico.
Questo rapporto tra spostamento ultimo e spostamento di soglia in campo elastico non è altro che la capacità di dissipare energia e la duttilità di una struttura, o nella fattispecie di un sistema elastoplastico, e declinato nelle strutture noi abbiamo un comportamento elastoplastico di tipo B, quindi con più resistenza e meno duttilità, o un comportamento elastoplastico di tipo A, con più duttilità e meno resistenza. Quindi noi quando progettiamo un edificio nuovo abbiamo la possibilità di decidere quanto vogliamo giocare nel bilanciamento tra resistenza e duttilità. Evidentemente più resistenza significa meno duttilità da dare, meno resistenza più duttilità, ovviamente. Quindi ed è una ricetta che si può andare a rendere operativa attraverso poi il dimensionamento degli elementi costruttivi e il dimensionamento delle armature longitudinali e trasversali e l'attenzione ai dettagli costruttivi. Chiaro è che in un edificio di nuova progettazione è molto semplice garantire che si arrivi a un comportamento di tipo meno duttile o più duttile attraverso il semplice rispetto di una serie di prescrizioni di norma. Più complesso è andare a valutare la duttilità di un edificio esistente e fornire duttilità attraverso un intervento più complesso, ma evidentemente non infattibile, anzi oggi esistono diverse tecniche. Quindi l'obiettivo del nostro incontro oggi è capire da un lato come si fa a dare duttilità a una struttura e di nuova progettazione, oppure come si possa fare a rendere una struttura esistente che non è stata pensata per avere un comportamento di questo tipo più performante, quindi più duttile, andando a eseguire degli interventi che la rendono più vicina, che la rendano più vicino, più prossima in termini di comportamento a quello che è una struttura nuova. E quindi per avere strutture che sopravvivono al sisma abbiamo bisogno di duttilità, non possiamo basare solo sulla resistenza, è il concetto cardine della nostra normativa. E quindi ovviamente dobbiamo vedere anche come si può fare per le strutture esistenti a fornire duttilità. Ma la duttilità è un concetto che si può declinare a partire dalla struttura, ma che in realtà a ritroso riguarda gli elementi, e quindi le travi e i pilastri, e ciò di cui essi sono fatti, quindi le sezioni, e quindi le armature delle sezioni. E a ritroso addirittura il materiale, ovvero il calcestruzzo e l'acciaio. Allora, noi percorriamo questa strada che ci consente di capire come poi si arriva a una duttilità globale di struttura, partendo dalla duttilità di materiale fino ad arrivare al concetto di struttura in questo percorso che facciamo oggi insieme. Bene, per quanto riguarda la duttilità a livello di materiale, la duttilità di materiale si valuta su che cosa? Sui legami costitutivi, cioè ovvero sul diagramma sigma epsilon, cioè quella relazione che ci consente di correlare la tensione alla deformazione. Se guardiamo ai costituenti delle strutture in cemento armato, ovvero calcestruzzo e all'acciaio, sappiamo benissimo che il diagramma sigma epsilon per l'acciaio può essere schematizzabile in un diagramma parabola rettangolo con un limite dell'andamento parabolico al 2 per 1000 e un limite della crisi del calcestruzzo a 3,5 per 1000. Questo significa che se noi immaginiamo questo come il punto di snervamento, il punto di fine di capacità di incremento resistente, in realtà potremmo anche, la norma consente anche un diagramma elastico lineare, quindi questo è il punto in cui si attinge la massima resistenza. Da qui in poi la resistenza rimane costante e abbiamo che cosa? Una deformazione che aumenta, quindi stiamo andando nel campo post-elastico. Il rapporto quindi tra questa deformazione ultima, epsilon con U, e la deformazione al limite elastico, epsilon y, dove y sta per yielding, che significa snervamento in inglese, quindi il rapporto tra la deformazione ultima e quella al limite elastico è la duttilità, che in questo caso è la duttilità di materiale sul diagramma sigma epsilon. E quanto vale per il calcestruzzo? Adottando un diagramma di normativa 3,5 per 1000 diviso 2 per 1000, questo
Questa duttilità, questa escursione in campo post-elastico, va a come rapporto 3,5 diviso 2, quindi 1,75. Se guardo l'acciaio, sappiamo che abbiamo un legame sigma epsilon caratterizzato da un andamento elastico fino al raggiungimento di una tensione di snervamento. A questo punto l'acciaio ha raggiunto il suo limite resistente, si deforma, poi c'è una fase di incrudimento. E poi si ha alla rottura. Questo è quello che accade attraverso una prova sperimentale, così come questa è una prova sperimentale di schiacciamento di un calcio, di un cubetto di calcestruzzo. Se prendiamo un diagramma non reale, ma un diagramma standardizzato, che è quello che utilizziamo attraverso la normativa, quindi un elasto perfettamente plastico, abbiamo come limite ultimo deformativo il 6,75%, che ovviamente è il valore caratteristico. Vedete, per esempio, in questa prova si è raggiunto il 10% di deformazione ultima, e la deformazione invece che delimita la soglia elastica è data dall'1,86 per 1000, che sarebbe lo 0,186%, che poi non è nient'altro che 450, che è la soglia di snervamento dell'acciaio B450C diviso 1,15 e diviso il modulo elastico che è 210 gigapascal, e quindi viene questo numero. Se noi rapportiamo la deformazione ultima alla deformazione di snervamento, troveremo un numero che è 6,75 diviso 0,186 fa circa 36. È chiaro quindi da questo banale confronto che il materiale fragile, ovvero quello che ha una poca duttilità, è il calcestruzzo, che ha un mo pari a 1,75 versus 36, mentre l'acciaio è duttile, perché questo ramo, diciamo, questa escursione in campo plastico è evidentemente molto più grande. Quindi l'acciaio è quello che può conferire duttilità quando una rottura è governata dal calcestruzzo. Evidentemente, senza che l'acciaio sia andato in campo plastico, noi abbiamo una rottura di tipo fragile, che è quel tipo di rottura pericolosa perché è immediata, senza preavviso e quindi senza una capacità deformativa dissipativa importante, ma anche senza che visivamente si vedano degli impatti importanti sulla struttura, e quindi va evitato. Il calcestruzzo non solo è fragile, ma se guardiamo il diagramma sigma epsilon di un calcestruzzo, ci rendiamo immediatamente conto che, innanzitutto, questo è il reale diagramma, ma che man mano che io aumento la resistenza, quindi se prendo classi di calcestruzzo a resistenza crescente, man mano il ramo, la duttilità, cioè questa, la lunghezza di questa parte di diagramma sigma epsilon costante, va riducendosi, cioè a calcestruzzi di classe superiore corrisponde una deformazione ultima più bassa e una soglia elastica più alta, per cui la duttilità si riduce. Quindi attenzione che poi utilizzare calcestruzzi ancora più prestanti, cioè più prestanti di quelli che si usano in maniera standard, significa ridurre ancora di più la duttilità di questo materiale. Ma dal materiale passiamo adesso alla sezione, e qui ho, diciamo, riportato genericamente, schematicamente, la sezione di un pilastro di un edificio nuovo. Vedete, ben armato, con staffe, con tirantini, staffe piegate a 135 gradi, quindi un pilastro quadrato o rettangolare, giusto per far vedere che adesso passiamo alla sezione. Come si valuta la duttilità su una sezione? La duttilità è una duttilità in termini di curvatura, e si valuta sul diagramma momento curvatura. Per cui questo mu che rappresenta questa mu, la lettera greca con cui noi tipicamente identifichiamo la duttilità, è data non più da un rapporto di deformazione ultima su deformazione di snervamento computate su un diagramma sigma epsilon, bensì da un rapporto tra una curvatura ultima e una curvatura di snervamento. La curvatura è l'inverso del raggio di curvatura, e quindi qui l'abbiamo riportata anche come 1 su R, nelle condizioni ultime, diviso 1 su R nelle condizioni di snervamento. Bene, che cosa si intende per curvatura? È ben noto a tutti, ma richiamiamolo rapidamente. Questa è una trave appoggiata appoggiata nella sua configurazione deformata. Immaginiamo di caricarla con una forza di mezzeria. Si ha una configurazione deformata. Noi
abbiamo costruito tutta la nostra analisi strutturale sull'ipotesi di conservazione delle sezioni piane, ovvero immaginiamo che una sezione è ortogonale all'asse della trave, sia nella configurazione indeformata, ma anche nella configurazione deformata, e quindi la sezione abbia sostanzialmente, per effetto di questa ipotesi semplificativa, abbiamo che se io isolo un concio di trave, che qui è riportato, dopo che la trave è stata caricata, abbiamo che le facce di questo concio elementare ruotano in questo modo. E qui abbiamo riportato che cosa? X, che è la profondità dell'asse netto, ovviamente tutta questa zona, per effetto di questa flessione, è una zona compressa, questa è la zona tesa, e X è l'asse netto che delimita le due zone. Questa H è l'altezza della trave, e D è la distanza tra il lembo compresso e l'armatura tesa inferiore. Bene, quindi le due facce di questo concio ruotano, secondo quello che abbiamo qui riportato, e ruotano attorno ad un punto che possiamo chiamare C, che dista dall'asse netro una distanza che chiamiamo R, che altro non è che il raggio di curvatura. Quindi il raggio di curvatura è questa distanza tra il punto attorno a cui le due facce ruotano, e la curvatura non è altro che l'inverso del raggio di curvatura. E si capisce immediatamente, quindi, che la curvatura non è altro che l'inclinazione della retta delle deformazioni, ovvero questa inclinazione, perché phi, ovvero 1 su R, è esprimibile come, se prendiamo un concio la cui semilunghezza è 1, chiaro che 1 diviso R è pari a epsilon con c diviso x per la similitudine dei triangoli, oppure è pari ad epsilon con s, che è la deformazione dell'acciaio, diviso d meno x, ovvero diviso questa distanza, quindi 1 sta a r, come epsilon con c sta a x, come epsilon con s sta a d meno x. E quindi da qui si evince che 1 su r è uguale a epsilon con c più epsilon con s su d, ovvero che la curvatura altro non è che l'inclinazione della retta delle deformazioni. La duttilità di una sezione si misura come la curvatura nelle condizioni ultime, quindi la inclinazione della retta delle deformazioni in condizioni di crisi di un materiale, che è il calcestruzzo, rispetto alla curvatura di snervamento, ovvero il raggiungimento della condizione di snervamento dell'acciaio. Quindi, per fare un diagramma a momento curvatura, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assegnare un momento alla nostra sezione e andare a valutare qual è la curvatura, ovvero la pendenza del diagramma delle epsilon. E quindi io posso per ogni momento trovare una curvatura e costruire un diagramma che avrà un andamento di questo tipo. Cioè, se io vado a vedere sulla sezione qual è il diagramma, avrò che man mano che il momento cresce, cresce la curvatura, e c'è tutto un tratto in cui c'è una dipendenza e una relazione lineare fin qui. Cioè, man mano che io sto aumentando il momento agente sulla sezione, aumenta anche l'inclinazione delle deformazioni. A un certo punto questa relazione lineare non è più lineare, perché che cosa succede? A un certo punto si ha che le barre di armatura della sezione, la parte tesa, snervano, e quindi a quel punto la sezione ha esaurito la sua capacità resistente, si raggiunge il massimo valore di momento, e a questo punto non può che esserci soltanto un incremento di curvatura a momento quasi costante. La duttilità di sezione sarà data dal rapporto tra la curvatura ultima, quindi quella che si ha in condizioni in cui si ha la crisi, rispetto alla curvatura al limite del campo elastico, ovvero di snervamento. Quindi questo φ con u, che è dato da questo valore corrispondente a questo punto, diviso φ con y, che è questo valore, φ con y è la curvatura quando il momento è il momento che porta allo snervamento delle barre di trazione della trave. Quindi quando al lembo teso ho una deformazione di snervamento, questa pendenza di questa retta delle deformazioni è la curvatura, lo snervamento, che banalmente è epsilon sy diviso d meno x con e. Viceversa, in condizioni ultime, quindi quando il calcestruzzo raggiunge il valore di 3,5 per mille,
io posso, diciamo, calcolare la curvatura ultima che corrisponde a un momento che questo qui, che è di poco superiore al momento di snervamento. Diciamo, se faccio un'analisi sperimentale, dal punto di vista teorico sono praticamente uguali. Quindi, se mu è uguale a 1 minore di 1, vuol dire che questo punto, per mu uguale a 1, significa che questo punto sta qui, quindi il comportamento è perfettamente elastico, e quindi il comportamento è fragile, o addirittura se è minore di 1, io ovviamente non arrivo nemmeno cioè se mu è 1, scusatemi, il comportamento è fragile, se la duttilità è maggiore di 1, quindi quanto più questo punto si sposta, tanto più la sezione risulterà duttile. Quanto vale, come si calcola la duttilità su una trave, su una sezione di una trave, su una sezione di una trave, devo fare il momento curvatura di un elemento trave. Bene, senza addentrarci in una serie di calcoli, è facilmente rilevabile che la curvatura ultima, che altro non è che il rapporto tra la deformazione ultima del calcestruzzo e l'asse netto in condizione di rottura, quindi ε(q) diviso questa profondità, sulla curvatura allo snervamento, che è εsy diviso d meno x con e, quindi questo εsy diviso questa distanza, questa pendenza, bene, facendo dei calcoli si può banalmente pervenire con ipotesi semplificative alla espressione finale della curvatura ultima e della curvatura di snervamento nel caso di travi, ovvero nel caso di elementi in cui c'è soltanto momento flettente e non consideriamo l'azione dello sforzo normale. Che cosa si vede? Che la curvatura ultima dipende dalla deformazione ultima del calcestruzzo, dall'altezza della sezione, da omega meno omega primo, dove omega e omega primo sono le percentuali meccaniche di armatura, ovvero l'area dell'acciaio diviso l'area del calcestruzzo per la tensione di snervamento dell'acciaio diviso la tensione del calcestruzzo. Quindi, che cosa possiamo dire? Per quanto riguarda lo snervamento, questa curvatura è pari a 1,4 circa εsy su d. Quindi, facendo tutti i passaggi, alla fine il valore della curvatura di una contrattazione semplificata di una trave, il valore della duttilità φ con u diviso φ con y, è dato da questa espressione. Se guardiamo questa espressione si capisce che se io voglio impattare sulla duttilità di una sezione di una trave, che cosa posso fare? Posso aumentare εcu oppure giocare su omega meno omega primo, ovvero in primo modo posso ridurre omega meno omega primo. Se io riduco omega meno omega primo, ovviamente riducendo il denominatore aumenta mo. Che significa ridurre omega meno omega primo? Perché qui c'è l'armatura, la percentuale meccanica dell'armatura tesa. Qui quella compressa significa che io posso ridurre omega meno omega primo, quindi ridurre il valore dell'asse neutro, facendo che cosa? Andando a aumentare la percentuale, il quantitativo di armatura in zona compressa. Cioè, se aumento omega primo, e quindi aumento l'armatura in zona compressa, ovviamente questo termine diminuisce, la duttilità aumenta. Quindi se io andassi materialmente a fare il diagramma momento curvatura su una trave che ha una percentuale di armatura longitudinale ρ tesa a con S diviso B con A, qui non c'è la parte compressa, non c'è armatura, poi abbiamo un'armatura pari al 25% di quella tesa e poi il 50% di quella tesa, e andassi a fare un diagramma momento curvatura, che cosa otterrei? Che la parte elastica è uguale per tutte e tre le sezioni, la capacità resistente è pressoché uguale, quindi non è definita dall'armatura in zona compressa, che evidentemente non incide sulla resistenza della trave, ma che cosa cambia? Notevolmente cambia la duttilità, che nel caso di armatura compressa nulla è molto molto più piccola, se non la metà di quella nel caso in cui in compressione abbiamo aggiunto un'armatura pari al 50% di quella tesa. E questo è il motivo per cui la normativa nel progetto di un nuovo edificio ci impone di inserire un adeguato quantitativo di armatura compressa. E questa imposizione non è evidentemente legata a problemi resistenti, perché questa armatura non fa niente in termini di capacità resistente, ma è legata alla volontà di dare una duttilità alla sezione che conferirà poi una duttilità all'elemento, che conferirà una duttilità alla struttura e che quindi consentirà alla stessa di
piegarsi ma non spezzarsi, ovvero di sostenere l'azione sismica senza collassare. E quindi si dice nella norma, quando progetti un nuovo edificio, guarda, in zona dissipativa metti almeno in compressione il 50% di quell'armatura che c'è in trazione e nella zona non dissipativa metti almeno il 25%. Poi vedremo bene qual è la zona dissipativa, qual è la zona non dissipativa, che cosa si intende. Ovviamente la zona dissipativa è quella dove si concentra la plasticizzazione, quindi quella che noi chiamiamo in gergo cerniera plastica. Bene, quindi io sulle travi posso impattare sulla duttilità o riducendo omega meno omega primo, e quindi o aumentando omega primo o riducendo omega, ovviamente compatibilmente con quella che è la richiesta di momento resistente. Cioè, se io vado a vedere il momento curvatura su una sezione, a parità di sezione, ma riducendo l'armatura in trazione, vedo che passando da 6F20 a 4F12, chiaramente ho un comportamento che diventa molto più duttile, però in questo caso l'armatura tesa gioca molto anche sulla resistenza. Quindi è chiaro che nota, cioè una volta che abbiamo coperto la domanda in termini di resistenza, per aumentare la duttilità non dobbiamo strafare, non dobbiamo aggiungere dei ferri. Questo è il concetto per cui in cantiere mettere un ferro in più potrebbe non essere utile, perché potrebbe impattare negativamente su quella che è la duttilità. Mettere un ferro in più in trazione, mentre in compressione non mettere soltanto i due reggi staffa, ma mettendo un po' più di armatura non diamo niente in termini di resistenza, ma diamo molto in capacità in termini di duttilità, poiché la struttura è un po' come un pugile sul ring e quindi deve resistere a una serie di pugni che sono il sisma. Mettere armatura in compressione, anche se non serve per rendere il pugile più muscoloso, lo rende più capace di incassare pugni, quindi un buon incassatore. E quindi ci serve armatura in compressione e in trazione il minimo indispensabile. E questo è quello che dice la normativa al capitolo 7 per gli edifici nuovi, sostanzialmente imponendo questa relazione, cioè l'armatura rola, la percentuale geometrica di armatura in trazione meno quella in compressione, sia contenuta entro certi limiti. Questa formulazione si può banalmente dimostrare essere strettamente connessa alla volontà di mantenere l'armatura in limiti tali da garantire una certa duttilità alla sezione della trave. Ovviamente, per chiudere, l'altra possibilità è aumentare la deformazione ultima del calcestruzzo, ovvero confinare il calcestruzzo. Confinare il calcestruzzo significa fare che cosa? Mettere un quantitativo importante di armatura trasversale, cioè mettere delle staffe. In particolare, la normativa per le zone dissipative dà delle indicazioni di staffatura che devono essere rispettate a seconda se voglio dare più o meno duttilità. Quindi la staffatura trasversale viene ad essere influenzata non solo dalla necessità di resistere al taglio, ma nelle zone dissipative le staffe vanno infittite. Perché? Perché in quelle zone io, mettendo più staffe, aumento εcu, aumentando εcu, aumento la duttilità e quindi aumento la duttilità di sezione, che diventerà una capacità dissipativa globale. Che cosa si intende per staffa? Beh, la norma oggi lo dice chiaramente: staffa di contenimento è una staffa con gancio a 135 gradi, prolungati per almeno 10 diametri. I ganci devono essere assicurati alle barre longitudinali. Perché ho posto tanta attenzione a questa frase? Perché oggi noi pensiamo a staffe di questo tipo, quindi con un gancio, con un dettaglio ben eseguito. Negli edifici esistenti, purtroppo, tante volte troviamo staffe molto, molto, con diametro molto, molto piccolo, Fisei, e con una chiusura a 90 gradi che non consente un buon confinamento, per non dire che non confina proprio, perché questa staffa si può banalmente aprire e quindi, come si vede qui, non garantire quell'effetto di cerchiatura che impatta sulla deformazione ultima del calcestruzzo e quindi impatta sulla duttilità. Ed è quindi fondamentale non solo inserire un quantitativo adeguato di staffe, ma anche stare attenti al dettaglio della chiusura della staffa, che gioca un ruolo fondamentale sul comportamento sismico. Quindi una staffa, si potrebbe dire quasi come uno spot, ti può salvare la vita perché può garantire più duttilità. Abbiamo visto la duttilità di sezione a livello di quando la sezione
è appartenente a una trave, vediamo che cosa succede nei pilastri, dove che cosa accade, che la differenza rispetto alla trave è che tipicamente esiste anche uno sforzo normale. Ancora una volta, senza addentrarci nei meandri dei calcoli, la duttilità è la curvatura ultima diviso la curvatura dello snervamento, che per una sezione di un pilastro possono essere espressi in questi termini, dove senza, diciamo, fare troppe valutazioni, che peraltro sono molto semplici, si vede chiaramente che mentre prima c'era omega meno omega prima, qui adesso compare un altro termine che è ni. Chi è ni? È lo sforzo normale adimensionale, cioè lo sforzo normale agente sul pilastro diviso la massima capacità di sforzo di portare azione assiale del pilastro, che è data da che cosa? Dalla tensione di progetto di rottura a compressione del calcestruzzo per V per H per l'aria. Quindi, quanto sforzo normale agisce rispetto a quello che il pilastro può portare? Ni, sforzo normale adimensionale. Questo entra in gioco nella curvatura ultima, che è funzione di epsilon cu, di H e di ni. Allo snervamento, ancora una volta, abbiamo epsilon s, y e h, è un fattore qui di 2,5. Dividendo la curvatura ultima diviso quella di snervamento, otteniamo un'espressione di questo tipo, 0,32 epsilon c fra epsilon s, y diviso n, con una trattazione ancora una volta semplificata, utilizzando lo stesso blocco con dei piccoli, diciamo, artifici e delle semplificazioni matematiche. Si perviene a un valore di questo tipo, che però ci consente di fare dei ragionamenti veloci. Cioè, se io voglio aumentare la duttilità di sezione di una sezione di un pilastro, quali sono i termini su cui posso giocare? Ebbene, posso giocare su ni e su epsilon cu, perché l'acciaio serva a un valore che è fisso. L'acciaio così ha B455, oppure quello se l'acciaio degli edifici esistenti, dipende dal tipo di acciaio, ma non è un valore su cui si può impattare. Su che cosa possiamo impattare? Nel progetto del nuovo possiamo impattare su ni, cioè possiamo progettare con delle sezioni tali per cui ni non sia troppo grande, perché se riduciamo ni aumenta la duttilità. Poi possiamo giocare su epsilon cu, cioè un calcestruzzo non confinato si rompe a 3,5 per mille, un calcestruzzo confinato si rompe a una deformazione più grande, e quindi in un progetto di un edificio nuovo, aumentare epsilon cu significa mettere più staffe ben chiuse a 135 gradi. In un edificio esistente significa inserire una staffatura ex post, quindi fare una staffatura dall'esterno e quindi inserire materiali composti, fare un metodo CAM, una calestrellatura, e vediamo di qui a breve come si può fare. E allora è chiaro che ancora per aumentare la duttilità a livello di sezione, ridurre ni. Quindi se io faccio su una sezione di un pilastro, un diagramma momento curvatura, e vedo che lo sforzo normale adimensionale è il 10% di quello ultimo, 20%, il 30%, il 40%, cioè ni n è il 10% di quello che la sezione al massimo può portare, o il 40%. Bene, vedete che ni, aumentare ni significa sia aumentare la soglia resistente, perché ovviamente un pilastro compresso, diciamo, ha una capacità flettente maggiore, però significa ridurre la duttilità. Quindi non posso aumentare troppo ni se voglio mantenere salvo il concetto che la struttura deve possedere una buona duttilità, e quindi la deve possedere a tutti i livelli, dal materiale fino alla struttura stessa. E infatti la norma ci dice: guarda, che se vuoi progettare in classe di duttilità alta, quindi con molta duttilità, ni deve essere minore di 0,55, in classe di utilità bassa ni deve essere minore di 0,65, cioè impone un limite al valore di ni, in modo tale che intrinsecamente, senza, diciamo, far altro, io possa rispettare un principio di utilità da fornire alla struttura. E se non voglio intervenire su ni, l'altro punto su cui posso giocare è la deformazione ultima del calcestruzzo. Come si fa ad aumentare la deformazione ultima del calcestruzzo? Lo si fa attraverso un adeguato confinamento. Cioè, non confinando il calcestruzzo si rompe al 3,5 per mille, confinandolo questo valore aumenta notevolmente. E anche nell'ultima versione della norma, nel 2018, è chiaramente richiamata una serie di formulazioni che ci dicono che confinando il calcestruzzo la deformazione ultima aumenta, e passa dal 3,5 per mille a un valore che è 3,5 per mille più un qualcosa che di qui a breve vedremo. Cioè, se io faccio un diagramma sigma epsilon
di una sezione non confinata, quindi con staff non efficaci, come capita in un edificio esistente, o senza staff, o un sigma epsilon di questo tipo, quando io vado a fare una buona staffatura, che cosa ho? Ho che aumento sia la sigma, quindi la capacità resistente a compressione, ma soprattutto quello su cui impattiamo fortemente con un sistema di staff è il comportamento post picco, cioè abbiamo un degrado di capacità resistente che è molto meno pronunciato, il che vuol dire che la deformazione ultima, man mano che aumento l'effetto confinamento, questo è staff, quindi questo è con spirale, quindi man mano che vado a confinare di più, sia che il post picco è molto più dolce e quindi la rottura, la deformazione ultima non è più 3,5 per mille, ma un valore che è molto più avanti. Se aumenta YCU, che cosa aumenta? Aumenta la curvatura, quindi la pendenza del diagramma delle deformazioni. Aumentare la curvatura significa aumentare la curvatura all'ultimo, in condizioni ultime significa aumentare la vettorità. E quindi vediamo le staffe ben chiuse, come giocano sulla deformazione ultima del calcestruzzo e chi sono i termini che entrano in questo incremento di deformazione ultima del calcestruzzo. 3,5 per mille è il minimo sindacale, cioè il calcestruzzo non confinato. Se io vado a predisporre delle staffe ben chiuse e dei tirantini che mi confinano bene il calcestruzzo, questa è una sezione di un pilastro, e qui vediamo invece quello che succede lungo lo sviluppo del pilastro stesso, quindi questa è una staffa, qui vediamo il passo delle staffe in verticale. Bene, noi possiamo incrementare la deformazione ultima del calcestruzzo. Chi sono alfa e omega S con T e quanto vale questo termine? Beh, di quanto aumentiamo? Di 3,5 per mille più qualcosa. Tanto più aumentiamo, quanto più è grande omega, che è la percentuale volumetrica e meccanica di staffe, ovvero è un parametro che tiene conto dell'area di staffe rispetto all'area del calcestruzzo confinato, che chiameremo B0 per H con 0, moltiplicato per il perimetro delle staffe rispetto al passo delle staffe, e moltiplicato per i parametri meccanici di tensione di snervamento di progetto dell'acciaio e di rottura del calcestruzzo. Quindi, che cosa succede? Che quanto più è grande, quindi quanto è più questa percentuale, tanto più aumenta la deformazione ultima del calcestruzzo, e in più c'è anche un fattore alfa, che è un coefficiente di efficienza e che quindi è dato da un coefficiente di efficienza legato a come sono disposte le staffe in orizzontale e in verticale. Vediamo in dettaglio questi parametri. Per quanto riguarda il coefficiente alfa con H, esso è dato da questa formulazione 1 meno sommatoria per I che va da 1 ad n di B con I al quadrato su 6 B0 H con 0. B0 ed H con 0 chi sono? Sono l'area che è confinata, quindi il nucleo confinato. B con I ed N, chi sono? N è il numero totale di barre longitudinali vincolate lateralmente da staffe, quindi tutte quelle che sono vincolate dalle staffe o dai tirantini che vengono proprio disposti per aumentare N, quindi tutte quelle barre che non possono stabilizzarsi liberamente perché hanno un vincolo. B con I è la distanza in orizzontale tra due barre vincolate. Quindi, se vogliamo andare, per esempio, in questa sezione a calcolare N, le barre vincolate sono tutte 8, e B con 0 è questa distanza, che altro non è che B, quindi la base, meno due volte il diametro delle staffe diviso 2 più il copriferro netto, quindi questa è B con 0. Quindi è questa distanza, devo togliere il copriferro e devo togliere metà diametro della staffa qui e qui per ottenere B con 0. Per ottenere B con I, che è la distanza tra due ferri longitudinali vincolati, posso fare B meno due volte il diametro della staffa più il copriferro netto più metà diametro delle barre diviso 2. Quindi questo è un esempio per calcolare
N e B con I che entrano in che cosa? In alfa con H, cioè che significa che la parte confinata, questa parte di calcestruzzo confinata, è tanto più grande quanto più io riesco a vincolare le barre. Se non riesco a vincolare le barre, vedete, questo tirantino ha un effetto fondamentale, perché altrimenti questa parabola che mi delimita l'area di calcestruzzo non confinato, che è data certamente dalla zona al di fuori della staffa, ma poi c'è una zona in cui il confinamento non è efficace. Se non avessi questo tirantino, questa zona sarebbe più grande, sarebbe l'intera parabola. Mettendo questo tirantino, io vado a recuperare quest'area, ed è il motivo per cui qui io metto questi tiranti che mi rendono vincolate queste barre, che aumentano n e quindi mi giocano in questo termine, facendo sì che alfa con h sia più vicino all'unità, perché ovviamente il massimo valore è 1 di questo termine, 1 meno questa espressione. L'efficienza verticale dipende dal passo, ovviamente, delle staffe. È chiaro che tenda a 1 se io avessi un passo uniforme. Quando se est, cioè se avessi una continuità, se est tende a 0, avrei un'efficacia pari a 1. Quindi se io metto una camicia, un tubo all'interno, chiaramente ho un'efficacia, un tubolare, una sezione, diciamo, di acciaio, che faccia da coprifer, da staffatura continua, avrei chiaramente un'efficacia pari a 1, quindi ridurrei queste parabole. Quasi ridurrei queste parabole completamente a un'area nulla. E quindi che cosa succede? Se la sezione non confinata, cioè ho le staffe, non sono ben chiuse come negli edifici esistenti, non c'è un dettaglio a 135 gradi, non seguono una serie di criteri, il momento curvatura è questo. Quando io vado a confinare, aumento εcu di quanto l'aumento di questo fattore, che dipende dal numero di staffe e da alfa. Vi ricordo che negli edifici esistenti le staffe ci sono, ma questo effetto benefico non si tiene in conto perché, non essendo chiuse a 135 gradi, si ritengono le staffe non efficaci, per cui si cancella questo termine e si utilizza solo il 3,5 per mille. Negli edifici nuovi, invece, si può pensare ad un incremento di εcu legato alla staffatura e quindi il momento curvatura da questo, in cui si ha una duttilità 2 diviso 1, quindi pari a 2, diventa una duttilità che è circa 8 diviso 1, quindi circa 8, quindi per l'effetto della staffatura si incrementa la duttilità di un fattore pari circa a 4. Tutto questo che abbiamo detto si traduce in limitazione normativa. La norma ci dice: guarda, nei pilastri stai attento, metti un'armatura longitudinale che sia tra 1 e 4%, e attenzione all'armatura trasversale, che deve rispettare tutta una serie di criteri, la cui ratio è quella di far sì che nelle zone dissipative le staffe siano in grado di confinare il calcestruzzo, aumentare εcu, conferire duttilità. E infatti, quello che abbiamo detto poi si traduce in una limitazione molto importante nel capitolo 7, per cui si dice: guarda, se non vuoi fare le verifiche di duttilità, rispetta una serie di criteri, tra cui quello richiamato qui, cioè metti un quantitativo di staff tale per cui venga soddisfatta questa relazione, e così sarai certo che la tua sezione è duttile e che quindi la struttura avrà una certa duttilità, e che quindi tu possa ridurre poi le azioni di un fattore di struttura Q, che è quello che ti fornisco io, perché tu hai fornito duttilità alla struttura. E qui, diciamo, il dettaglio di come si calcola questo quantitativo di staff da inserire. Abbiamo detto materiale, abbiamo parlato di sezione, passiamo adesso all'elemento e vediamo che cosa succede sull'elemento, che è evidentemente legato alla sezione, perché è chiaro che è un insieme di sezioni. Vediamo, analizziamo l'elemento con riferimento al pilastro e immaginiamo una struttura soggetta ad azioni sismiche. Ci sono delle azioni orizzontali, un diagramma in momento di questo tipo. Se io isolo questa porzione di pilastro, vedete, qui posso immaginare che il momento è nullo, circa, cioè, metà del pilastro, per effetto solo dell'azione sismica, e quindi io posso fare un ragionamento estrapolando questa porzione di pilastro. Immagino di applicare una forza laterale e di vedere, man mano che applico la forza laterale, che cosa succede in termini di spostamento. Quindi vado a applicare una forza orizzontale, che traduce il sisma,
e vado costantemente a monitorare lo spostamento in testa del pilastro. La duttilità in termini di elemento si valuta come il rapporto tra lo spostamento ultimo, cioè quello che governa la crisi, e lo spostamento al limite in campo elastico. E quindi su questo diagramma sarebbe delta con y, questo spostamento che raggiunge il pilastro qui, rispetto a delta con u. Se poi voglio traduco, divido questo spostamento per la luce del pilastro, che è la luce di taglio, LV, ottengo una rotazione delta su L, e mi dà una rotazione theta, che sarebbe il drift, quindi theta con y e theta con u, sono i due alter ego degli spostamenti, che possono, attraverso cui posso calcolare la duttilità su un diagramma, non più forza spostamento, ma momento rotazione. Banalmente, questo è l'esito di che cosa accadrebbe se io applicassi una forza orizzontale sul pilastro. Che cosa succede? Inizialmente il pilastro rimane in campo elastico, poi inizia a cambiare la pendenza. Qua che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la forza ha raggiunto un valore per cui alla base il ferro, le sezioni sono tali per cui l'acciaio longitudinale sta, questo che è teso, sta snervando. Quindi quando l'acciaio è completamente snervato, sto qui, quando l'acciaio ha raggiunto lo snervamento, e allora io ho raggiunto la soglia resistente, perché nella sezione non c'è più niente che posso dare per incrementare la resistenza, e a questo punto ho una forza costante, non posso più aumentare la forza, ma ho soltanto che aumenta lo spostamento, e aumenta fino a un certo valore, che è quello di crisi, di rottura. Quanto è questo ramo post-elastico? Tanto più grande è, tanto più è la duttilità di elemento. Per renderlo più grande, ovviamente, devo dare capacità di spostamento, il che significa che devo avere un elemento duttile, il che vuol dire che devo avere che nella zona più sollecitata, ovvero la zona di base, la sezione sia duttile, ovvero che devo poter dissipare molta energia. E quindi andiamo a vedere che cosa succede. In realtà, se andassi a vedere il diagramma forza spostamento, man mano che aumenta la forza, qui si ha un diagramma del momento che può raggiungere prima il valore di Kregging, poi il valore di snervamento, poi il valore massimo, e questi sono, questo è il trend di quello che accade, il film di ciò che accade aumentando la forza a parità di sforzo normale, ovviamente. Se guardo alle curvature, a tutte le sezioni, ovviamente prima c'è un andamento lineare, poi qui ho un raggiungimento della curvatura di snervamento. A un certo punto, dopo la curvatura di snervamento, che nella zona terminale si ha un'impennata delle curvature, cioè questa è la zona dove sto andando fortemente in campo post-elastico. Quindi questa zona è la zona dove io sto plasticizzando, e quindi dove sto dissipando energia, e dove tipicamente io inserisco, diciamo, simbolicamente un pallino nero per dire che c'è una cerniera plastica. E ovviamente quella zona in cui ho superato la curvatura di snervamento è proprio quella che rappresenta la lunghezza di cerniera plastica, quindi la regione plastica è questa. Io posso immaginare che questo diagramma di curvatura possa essere rappresentato da un diagramma, da un contributo elastico più un contributo plastico, e posso immaginare concentrato in questa zona. Quindi, in termini di forza spostamento o forza drift o momento rotazione, se vogliamo, io posso continuare la forza per la lunghezza, ottengo un momento, e qui delta diviso LV diventa rotazione. Questo è il diagramma. Che cosa succede? A noi interessa, per calcolare la duttilità, lo spostamento ultimo è quello di snervamento, ovvero la rotazione allo snervamento è quella ultima. La normativa ci dice che per gli elementi esistenti è possibile adottare queste formulazioni per la teta di snervamento, per la lunghezza di cerniera plastica e per la teta U. Ovviamente queste formulazioni, che sono state tarate, anche calibrate, poi anche attraverso l'adozione di valutate anche attraverso poi formule sperimentali, ma alla fine il concetto che possiamo rilevare è che la rotazione ultima ovviamente è legata alla rotazione di snervamento più un fattore che dipende da quant'è
la duttilità, quant'è la differenza tra la curvatura, la differenza, scusate, no, la duttilità, tra la curvatura ultima e la curvatura dello snervamento moltiplicata la lunghezza di cerniera plastica. E quindi è chiaro che poi la rotazione ultima dipende dalla curvatura ultima. E quindi se io immagino che alla base di questo mio elemento ho delle sezioni non confinate, ho questa curvatura, questa pendenza. Una sezione confinata significa aumentare la deformazione ultima del calcio estruzzo e quindi avere una curvatura, una pendenza molto più grande. E quindi un momento curvatura della sezione non confinata di questo tipo, un momento curvatura molto con una parte orizzontale molto più grande nel caso di sezione confinata e un momento rotazione che conseguentemente è chiaramente molto più pronunciato nella parte post-elastica laddove c'è un confinamento. Quindi confinare significa dare duttilità anche all'elemento. Dove devo confinare? Ovviamente per essere efficace, il confinamento su un pilastro lo devo andare a fare in una zona che è la zona dove si concentra la plasticizzazione, ovvero la zona, la lunghezza di cerniera plastica. Come si dimostra chiaramente attraverso una banale prova sperimentale in cui applico una forza normale e una forza laterale e vedete che il diagramma forza spostamento su questo pilastro è dato dalla curva rossa in cui si attinge un limite resistente che è legato al fatto che qui si è avuto per questa forza un momento che ha fatto snervare le barre. A questo punto il pilastro non ce la fa più come resistenza, ha solo una certa capacità dissipativa e quindi si ha una capacità di spostamento a forza costante. L'area sottesa è l'energia dissipata da questo pilastro. Per incrementare la duttilità, se questo è un pilastro rappresentativo dei pilastri esistenti, quindi non confinato, quindi con staffatura non efficace, dovrei mettere delle staffe efficaci che in un pilastro esistente significa confinare. Confinare come? Con diverse tecniche. Dove? Nella zona di plasticizzazione, quindi questa zona che abbiamo visto essere la zona di cerniera plastica, quindi la zona di estremità, quindi la cosiddetta zona dissipativa secondo la normativa. E quindi, per esempio, in questa prova sperimentale, come si vede qui, il confinamento è stato fatto andando a applicare un tessuto in carbonio in una zona di estremità che ha fatto sì che ha lavorato come se fosse una staffatura interna che non c'era e quindi su che cosa ha impattato? Non tanto sulla resistenza, bensì moltissimo sulla capacità di spostamento. E quindi lo spostamento ultimo è molto più grande, duttilità più grande, capacità di dissipare energia più grande. Come passare da un edificio esistente con staffatura insufficiente, non adeguata a quello che oggi è un edificio nuovo, beh, ci sono diverse tecniche, compositi, quindi FRP, vedete, io qui per fare un intervento in termini di utilità vado semplicemente a concentrarmi sulla zona dissipativa. Acciaio, quindi angolare e calastrelli, qui è stato fatto un intervento altezza e ovviamente per la parte di confinamento mi serviva solo la zona di estremità, questa mi lavorerà anche a taglio. Analogamente per il cambo, oppure posso fare un ingrosso in CA. Sono tutte tecniche valide e alternative per ottenere che cosa? Per inserire una staffatura aggiuntiva dall'esterno che mi manca nell'edificio esistente perché le staffe sono poche. Sono di diametro piccolo, non sono ben chiuse e quindi non garantiscono quella duttilità all'elemento che io vorrei oggi, che io oggi garantisco alle nuove costruzioni e che invece vorrei garantire anche agli edifici esistenti. Per esempio, facendo una di queste tecniche qualsiasi, che cosa fa? Fa incremento la deformazione ultima. Quindi, come non le staffe, ho 3,5 per mille più qualche cosa, per esempio, se guarda l'FRP, ho questo più qualche cosa non è legato alla percentuale di staffe, ma è legato al quantitativo di FRP che impatta sulla tensione efficace di confinamento. Ma se guardassi all'acciaio, al CAM, al ringrosso CA, sarebbe sempre la stessa cosa, 3,5 per 1000 più un qualche cosa che dipende dalla tecnologia che usi, che mi impatta sul diagramma sigma epsilon e quindi mi impatta sulla duttilità di staffatura.
sezione e quindi moltiplicando per la lunghezza generale classica sulla duttilità di elemento. Chiudo gli ultimi pochi minuti passando alla struttura, che è fatta di tanti elementi. È ovvio che se io ho dato duttilità ai materiali, ho dato duttilità alle sezioni, ho dato duttilità agli elementi, avrò una struttura molto duttile. Come si misura la duttilità a livello di struttura? Si valuta sul diagramma forza-spostamento, quindi la cosiddetta curva di Bouchon, cioè quella curva che corregge la forza che è data dal taglio alla base rispetto allo spostamento di un punto che tipicamente è il baricentro dell'ultimo piano. E quindi se io faccio un forza-spostamento o un diagramma di questo tipo, questo pallino indica che da qualche parte, in qualche elemento, si è creata una prima cinghia plastica, ovvero un pilastro che ha raggiunto lo snervamento, e indica anche la fine del tratto lineare, perché stanno iniziando a snervare degli elementi. Quando hanno snervato tutti gli elementi, ovviamente io ho raggiunto la massima capacità resistente, a questo punto ho solo una capacità di spostamento, e quanto più è grande questa capacità di spostamento, tanto più è duttile la struttura. Duttilità che sarà data dallo spostamento ultimo rispetto allo spostamento al limite elastico. E quindi in una pushover ovviamente avrò una soglia elastica che è il raggiungimento in una cerniera plastica di teta con y, la soglia di rottura è convenzionalmente per le verifiche lo stato limite di salvaguardia della vita è imposto a 3 quarti di teta con u, la cui teta con u si calcola con la formulazione di prima, e quindi io fermo la mia curva di capacità in questo punto, che è il punto corrispondente all'istante in cui in una zona di estremità di un pilastro si è raggiunto 3 quarti di teta con u. E quindi se questo punto è rappresentativo di uno spostamento che è inferiore a quello di domanda, per rendere la struttura adeguata, per renderla capace di sostenere la domanda in termini di spostamento, devo aumentare teta con u. Cioè che devo fare? Devo strappare il pilastro che tipicamente è nelle strutture esistenti responsabile di una carente duttilità, e quindi devo aggiungere una staffatura esterna dove nelle zone di estremità, cioè quelle in cui io vado a dissipare. Ed è questo il motivo per cui io posso tendere alla risoluzione andando a spostare questo punto, e lo posso fare con una qualsiasi tecnica di confinamento. E qui vi riporto per esempio un composito che in termini di pushover che fa? Non gioca sulla resistenza, ma gioca sulla capacità deformativa, ed è questo poi anche il motivo per cui questa tecnica è una tecnica di tipo locale, perché non impatta sulla rigidezza della struttura. E quindi se io vado a fare nelle zone di estremità un confinamento, quindi una fasciatura di tutte le zone di estremità, avrò un comportamento di tutte le sezioni più duttili, di tutti gli elementi più duttili e quindi di tutta la struttura più duttile. Chiudo dicendo che negli edifici esistenti noi abbiamo che, avendo progettato le strutture per prettamente carichi gravitazionali o senza tener conto del concetto di utilità che è entrato prepotentemente in gioco dal 2003 nell'ambito normativo, quindi poi dal 2008 e oggi il 2018, bene, nelle strutture esistenti io non ho una grande duttilità negli elementi e soprattutto ho dei pilastri che sono più deboli delle travi, quindi quella cerniera plastica, quella plasticizzazione si concentra nei pilastri prima che nelle travi, e quindi si ha che quando io spingo la struttura, le zone dove si concentra la plasticizzazione sono quelle terminali dei pilastri, e per esempio se guardate questa struttura mi basta plasticizzare i pilastri del piano terra e quindi avere 6 cerniere plastiche per raggiungere lo spostamento ultimo che sarà dato da che cosa? Dalla capacità rotazionale ultima di questa cerniera per un'altezza che è l'altezza di questo piano. Quindi questo spostamento è teta con u per hm, che può essere quella di un piano, o in questo caso, che già si è sicuramente meglio, in cui si sono plasticizzate anche le travi, sarebbe due piani. Se io invece faccio sì che la plasticità si concentri nelle travi prima che nei pilastri, cioè che plasticizzino le travi prima dei pilastri, allora per raggiungere un meccanismo devo creare molte più cerniere plastiche, perché qui già ho, con 3 pendolini già ho raggiunto un meccanismo, qui devo formare prima tutti i pendolini nelle travi, poi dopo si plasticizzano i pilastri, e
E a questo punto lo spostamento ultimo sarà ancora una volta θ con U, ma per H, che è ovviamente 2, 3, 4 volte più grande. Quindi un meccanismo globale in cui le cerniere sono formate nelle travi mi consente lo spostamento ultimo molto più grande. Questo è quello con cui noi, il criterio con cui noi progettiamo, quindi quel criterio che abbiamo già ampiamente descritto in un altro incontro, che è proprio la gerarchia delle resistenze, in cui la zona dissipativa è ovviamente la zona terminale, ma tra pilastro e trave, chi deve prima plasticizzare è la trave. Negli edifici esistenti questo non accade, tipicamente plasticizzano prima i pilastri, allora se io voglio aumentare delta con U, o faccio un intervento che fa sì che i pilastri siano più resistenti alle travi, o molto più banalmente posso incrementare theta con U. E per incrementare theta con U devo giocare sull'effetto confinamento, come abbiamo visto. E quindi confinare significa garantire poi una capacità di spostamento più grande e quindi una capacità dissipativa che va più verso quella che è la prestazione di un edificio cupo. Ed ecco per cui il confinamento acquisisce una rilevanza fondamentale come strumento di progetto per gli edifici nuovi, ma anche e soprattutto come intervento sugli edifici esistenti. Ed è anche un intervento abbastanza facilmente implementabile ed esistono, come detto, diverse tecnologie per farlo. E con questo chiudo e vi saluto dandovi appuntamento al prossimo incontro. Grazie. Buongiorno a tutti dalla Stadata, sono l'ingegner Sonia Pastore. Adesso andremo a vedere un esempio pratico dell'argomento affrontato dal professor Di Ludovico, eseguito con il nostro software FEM AxisVM e il post-processore Navigator. In questa slide riassumiamo le formule principali del capitolo 8 della circolare italiana vigente, che regolano i valori delle cerniere plastiche applicate a travi, pilastri e pareti. Nel diagramma vediamo un andamento generico del comportamento della cerniera plastica, che ha inizialmente un comportamento lineare fino al raggiungimento dello snervamento θY. Successivamente continua la sua plasticizzazione fino al θ con U, per poi avere il decadimento e la rottura. Ovviamente di quest'ultima va comparato lo spostamento con il Dmax per capire se la struttura si è verificata o meno. A livello pratico, apriamo il nostro progetto non lineare. Vediamo velocemente tutti i parametri del sito definiti e i parametri sismici della struttura. È stato eseguito un calcolo non lineare di tipo pushover. Cambiando visualizzazione al modello, vediamo come siano state inserite le cerniere plastiche alle estremità di ogni elemento lineare. La definizione delle cerniere plastiche avviene attraverso la definizione del diagramma momento curvatura, consultabile dalla voce sconnessioni per ciascun elemento lineare che si seleziona. Tutti i valori che descrivono la cerniera plastica sono editabili, in modo da regolare il suo comportamento in base alla situazione in cui ci troviamo. Nel caso in cui dovessimo inserire un rinforzo, possiamo editare i valori tenendo conto, nelle formule già viste, dei nuovi valori di resistenza. Di base, per facilitare l'assegnazione delle cerniere plastiche, il nostro plugin utilizza delle schermate apposite per ciascuna tipologia di elemento lineare che riconosce. Infatti, per i pilastri, la finestra ci richiede l'inserimento dell'armatura longitudinale, staffe e legature. Per le travi, la finestra richiede l'inserimento di altri dati riguardo l'armatura della sezione, il tipo di barre e il tipo di elemento. Per l'elemento setto, rileva il rapporto dei lati della sezione del pilastro che risulta maggiore del rapporto 1 a 4. Definite le cerniere plastiche, si passa all'esecuzione dell'analisi pushover e quindi la possibilità di selezionare le 24 analisi nelle varie direzioni, definire gli impalcati, impostare il passo
e il nodo di controllo. Vediamo in forma tabellare tutti i risultati. Molte analisi sono in rosso, perché il coefficiente allo stato limite di collasso è minore di 1, mentre allo stato limite di salvaguardia della vita tutte le analisi superano l'unità e quindi risultano verificate. C'è la possibilità di consultazione delle singole analisi più nel dettaglio. Ad esempio, selezioniamo la 4. Entrando nel dettaglio, possiamo visualizzare tutti i passi della pushover, individuando esattamente quando avviene la prima plasticizzazione, fino ad arrivare al passo in cui abbiamo il decadimento della curva, dove ormai riscontriamo una plasticizzazione così completa delle cerniere. Questo lo notiamo facilmente, perché la cerniera cambia colore, passando da blu a rosso. Vediamo velocemente la plasticizzazione delle cerniere applicate alla struttura. Il primo passo di plasticizzazione lo abbiamo a 145 mm di spostamento, mentre allo spostamento di 220 mm c'è un decadimento. Inserendo la visualizzazione diagramma con retino, vediamo che non tutti i pilastri hanno momento. Questo perché le cerniere, a quel passo, sono già arrivate a rottura, mentre altri, lo vediamo dal diagramma, hanno ancora momento. Perché? Perché le cerniere sono plasticizzate, ma non ancora rotte. Inoltre, le cerniere sono anche numerate in ordine di plasticizzazione. Visualizziamo il diagramma della pushover dell'ultimo passo e vediamo che il decadimento avviene dopo il Dmax. Quindi, nonostante abbiamo portato la struttura al collasso, l'analisi risulta verificata a SLV. Possiamo concludere riportando ancora una volta le formule che regolano il comportamento delle cerniere plastiche per affermare che, nel caso in cui dovessimo applicare alla nostra struttura un rinforzo, come ad esempio l'intervento di fibratura, cerchiatura e confinamento, sarà necessario ricalcolare il nuovo comportamento della cerniera plastica. Le nuove resistenze date dagli interventi eseguiti vanno computate in queste formule in modo da ottenere i nuovi valori di θ da applicare alla cerniera plastica. Naturalmente ci renderemo conto che, aumentata la resistenza, la cerniera plastica si plasticizzerà con uno spostamento maggiore e il decadimento avverrà ad un passo maggiore. Bene, io con questo ho terminato, il webinar termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete contattarci per informazioni tecniche al nostro centralino allo 011 6699 345, per informazioni commerciali al numero verde 823 62 45. E vi invito a consultare il nostro sito www.statata.com, la nostra pagina Facebook, il canale LinkedIn, il canale Telegram, WhatsApp e il canale YouTube Statata, dove troverete tutti i nostri webinar e video. Vi ringrazio ancora.